Andrea Zenga si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Temptation Island VIP durante l'estate. La sua relazione con Alessandra Sgolastra è stata messa a dura prova durante tale avventura, al termine della quale entrambi avevano deciso di porre fine al loro rapporto, soprattutto a causa dell'amicizia nata tra lei e Andrea Cerioli, oggi tronista di Uomini e Donne. A distanza di pochi mesi, però, il loro amore aveva avuto la meglio e la coppia aveva deciso di riprovarci, ufficializzando il ritorno di Fiamma. Il fatto aveva scatenato qualche polemica tra i fan e i social network, delusi per la velocità in cui lui aveva perdonato la fidanzata, ma Andrea non si era tirato indietro, difendendo senza mezzi termini l'amore per Alessandra. Nelle ultime ore, Zenga Jr. è tornato a balzare alle cronache per un fatto riguardante il suo passato, palesato da lui stesso attraverso le sue Instagram Stories. Andrea Zenga aveva partecipato a C'è posta per te. Il primo incontro di Andrea Zenga con Maria De Filippi non risale alla scorsa estate in occasione della partecipazione a Temptation Island VIP, ma va molto indietro nel tempo. Era il lontano 2000 e Andrea aveva solo 7 anni quando era stato ospite del programma serale di Canale 5. La conferma è arrivata dallo stesso figlio del portiere della nazionale, che ha pubblicato su Instagram uno scatto relativo a tale partecipazione. Poco dopo ha condiviso la storia di suo fratello Nicolò, sorridendo di questo tenero ricordo d'infanzia e scherzandoci su Gianni e Pinotto. Le ragioni di tale partecipazione non sono state spiegate da Andrea e già qualche fan ipotizza che esse possano in qualche modo essere legate al padre Walter. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul caso, Andrea continua a dirsi felice per le sue decisioni prese negli ultimi tempi. Questo è il suo ultimo post: se perdi la fiducia in te stesso, è come avere un madre contro. Fiero delle mie scelte. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.